approfittato, volevo stare in piedi. Così scarico la tensione. Abituati, abituati. Scarico la tensione, per cui preferisco stare in piedi. Va bene, intanto grazie che siete venuti qui. È un incontro che abbiamo voluto fortemente per soprattutto fare chiarezza di quello che da tempo si parla. Poi ultimamente ci sono stati degli ulteriori sviluppi, per cui ritengo che lo dobbiamo in primis alla città, ai comuni, perché in questo caso si parla anche di comuni limitrofi a quello di Venezia. E intanto vi presento le persone. Io sono in qualità di presidente della Cimestre, per chi non mi conoscesse, Ignazio Guerra per quanto riguarda la Mestrina e Marco Gaiba per quanto riguarda l'Union Proprietà. Allora, il progetto, io vado subito al nocciolo della questione perché poi eventualmente non scendiamo oggi nei dettagli, non prendiamo nessuna decisione oggi, perché poi la decisione verrà presa dopo questo confronto democratico con i tanti tifosi che sono qui presenti. Avevo chiesto una delegazione, però giustamente non poniamo limiti, semmai avremmo dovuto prendere una sala più grande, ma è meglio che siamo tutti quanti vicini, così non servono neanche i microfoni. Allora, il progetto, alcune cose sono state lette, alcune cose sono state svelate, perché poi i giornalisti sono anche molto bravi chiaramente a capire le notizie, e le notizie di solito quando escono non sono infondate del tutto, no? Un fondo di verità ce l'hanno. Ah, scusate, l'avvocato anche Gianmaria Daminato, che poi lo chiamerò in causa, la questione è che diventerà dominante in questo incontro che è legato allo stadio. E dall'altra parte di ripetare invece andare anche con i Sbaraglini, che gli sono grato moltissimo perché si sta prestando anima e cuore per portare avanti un, come dire, un tema cruciale e secondo me non soltanto legato al calcio. Incontro tra l'altro questo, che pur parlando di squadre di calcio io mi soffermerò molto poco, perché invece parliamo di una città che forse da tanti, troppi anni sta vivendo o non ha mai vissuto, se non negli anni passati, okay, ciò che noi in maniera forse un po', come dire, con un po' di sfrontatezza ma positiva, ci piacerebbe riportarla a sognare, a far sognare un po' tutti i tifosi a tornare allo stadio, bisogna poi capire quale stadio. Questo è un altro argomento che vedremo dopo. Allora, andando in pratica e in sostanza al progetto. Prevede, ok, non uso la parola unione che non è amata dai tifosi, l'insieme di tre società. Si è parlato di fusione, non esiste nessuna fusione. Nessuna società perde la propria identità, semmai cambiano gli obiettivi, che in questo caso è un obiettivo solo, ok, da parte di due società. L'obiettivo è quello di anzitutto mettere insieme un gruppo di professionisti, in questo caso gestiti da tre imprenditori con esperienze personali assolutamente diverse in campi anche diversi nel quotidiano, parlando delle nostre aziende, delle nostre attività, quindi con capacità e competenze diverse, che intendono in qualche modo portare avanti un progetto insieme con un unico obiettivo. Un obiettivo, ribadisco, partendo dalle fondamenta, significa quindi creare una struttura societaria. In questo caso sono comunque due società, ok? Mi va di ricordare, una con base a Mogliano. Oggi non parleremo neanche di nomi, non faremo né i nomi delle società né i nomi delle persone che le compongono, escluso ovviamente i qui presenti. Ah, grazie. Ok. E non è perché vogliamo giocare a nascondino o tenere nascoste le cose, perché altrimenti non saremo qua. Semplicemente perché dobbiamo poi prendere delle decisioni, ok? Decisioni alle quali noi abbiamo già pensato a un piano A, che ovviamente
quello gradito, un piano B, ed eventualmente anche un piano C, proprio perché vogliamo manifestare l'intenzione seria di fare le cose, non di non farle. Siccome io non ho tempo da perdere e ancor meno i miei compagni di viaggio, okay, e questo devo dire che ultimamente invece di tempo ne stiamo dedicando tantissimo, e speriamo per una causa comune, non è certo la mia causa o la loro causa, ma una causa comune. So che forse sembreremo pazzi o sembro pazzo, non lo so, ma ci piacerebbe molto pensare a un progetto di anche sportivo, okay? Si parla di città metropolitane, io parlo di un progetto metropolitano che quindi prende in considerazione Mestre fino al Terraglio, compresi i comuni di Mogliano, compresi i comuni di Preganzione, quindi diciamo il Terraglio. E da questo punto di vista l'insieme fa la forza, non ho detto l'unione, l'insieme fa la forza, nel vero senso della parola. Oggi noi ci mettiamo, okay, a capo di questo progetto, dove abbiamo l'obiettivo di creare una struttura societaria importante, ma più che importante solida, affidabile, credibile. Tutti aggettivi che soltanto nel tempo riusciremo chiaramente a costruire e magari attraverso il vostro parere, l'opinione pubblica, capire se saremo riusciti nel nostro intento di creare un qualche cosa di serio, prima ancora che importante. Perché se è vero che per i tifosi è importante i risultati, ma non si ottengono mai dei risultati se alla base non c'è una struttura solida. Pertanto, per struttura intendo dire anche lo stadio, ma ripeto, è un argomento che vedremo mai alla fine, anche se è quello più importante. Perché se oggi non abbiamo ancora deciso nulla, e se abbiamo tra virgolette lasciato parlare i giornali e quindi aver fatto trapelare, anche per colpa nostra, per colpa mia, magari alcune notizie, è perché ci troviamo di fronte a una situazione che ha l'assurdo. Qualche giorno fa eravamo a Baracca, si è presentato anche qualche candidato sindaco, cose che abbiamo invitato anche oggi. Non voglio fare pubblicità a Raffaele, che è un rappresentante di, perché non lo trovo corretto, ma lui casomai dirà la sua, ma penso soltanto dal punto di vista dell'aspetto sportivo, lui che comunque, devo dire, non parlo di Raffaele Speranzone politico, ma della persona, del tifoso, per cui Raffaele poteva stare lì, perché gli abbiamo messo la targhetta, ma poteva tranquillamente stare là, non per degradarti, anzi, assolutamente la curva, no? Per cui lui è sempre stato, l'ho conosciuto quantomeno da questo punto di vista, come un tifoso attaccato proprio per la città di Mestre. Quindi, e non soltanto calcistica, se posso allargarmi. Che è un po' anche il nostro spirito. Okay? Io tra l'altro a calcio non l'ho mai giocato, faccio il tennista. A Marco che conosco da tanti anni, sì, so che era un giocatore. Adriano, non lo so. Ignazio è stato invece circa, va bene. Quindi diciamo che forse l'unico che col calcio non ho mai avuto a che fare sono stato io. Ma questa è una storia che già un anno fa l'ho detta, per cui non voglio dilungarmi su questo aspetto. Per cui, struttura societaria importante, ok? Ce ne saranno due, ma gestite, ok, nell'insieme da un unico punto di riferimento, che sarà dettato, chiaramente le regole saranno dettate da di noi. Un direttore sportivo che abbia quindi una visione globale di entrambe le società, un responsabile del settore giovanile che abbia una visione globale di entrambe le società, perché lo ribadisco, pur essendo due società ben distinte, hanno un obiettivo comune, che è quella, okay, di creare un importante, come dire, attraverso il settore giovanile, attraverso una squadra che giocherà in eccellenza, okay, formata soprattutto da giovani, ma i migliori giovani. Come dire, la squadra che quest'anno io punterò a portarmi dei giocatori in grado di domani poter andare in prima squadra, okay, devono essere giovani in grado di poter dimostrare una categoria comunque importante per l'eccellenza, okay, di essere in grado di affrontare anche categorie superiori. Chiaramente la prima squadra che dovrebbe fare la Serie D sarà una squadra che punterà a ottenere gli stessi o i migliori risultati rispetto a ciò che quest'anno ad esempio l'Union Pro ha ottenuto, okay? Quindi sarà fatta da persone, da giocatori
il primo ordine e sarà sicuramente allestita una squadra da vertice, okay? Per cui l'obiettivo è di poter crescere, di poter portare la prima squadra, anche se poi darmi la prima squadra non mi è improprio, non mi piace molto, perché comunque sono entrambe due squadre importanti, sì, no? Sì, certo. Con una loro ben destinazione logica, ma per non creare confusione, no? Perché parlare di due prime squadre, questo può creare confusione. Cioè ci sarà sempre quella che a livello di categoria sarà quella più importante, ed è quella che deve giocare a Mestre, okay? Ce ne sarà un'altra che per alcuni aspetti è altrettanto, se non di più, importante, perché sarà fatta di giovani che devono comunque giocare all'eccellenza. Chiaramente non saranno 20 giovani, ma voglio dire, l'obiettivo è comunque di mantenere questa struttura in grado di lanciare, okay, i giovani per le categorie superiori. Dico superiori e non pongo neanche limiti. Pertanto, in poche parole, una squadra che quest'anno giocherà la Serie D, okay, che punterà comunque a postazioni di vertice, e una squadra che invece farà l'eccellenza con i giovani. Come dire che il prossimo anno, per vedere che squadra Mestre avrà, mi vado a vedere anche il Mogliano, cioè che sono i giovani di oggi per il futuro di domani. Allora, questo parlando per quanto riguarda le squadre, però il lavoro veramente più grosso è quello legato a una struttura che sia in grado di mantenere dal punto di vista organizzativo, okay, un bacino di utenti così importante. Perché se facciamo due calcoli, noi oggi, e li abbiamo fatti, parliamo di circa 1200 bambini. 1200 bambini, ragazzi, intendo dire dagli allievi ai primi calci, dico bene, è un numero importante. E non solo, riteniamo che un'operazione del genere ce ne possa magari portare anche altrettanto. Io l'altro giorno ho detto che non passi l'informazione che Mestre abbia degli stadi, perché l'unico stadio è il Baracca, ma gli altri sono veramente campi e tutti quanti hanno veramente bisogno di essere sistemati. Quindi il problema si pone anche dal punto di vista logistico, delle strutture che oggi non ci sono. Ok? E purtroppo amministrazioni per tanti anni hanno evidentemente concentrato risorse economiche in altri aspetti piuttosto che in beni comuni, ok? Noi qui siamo tutti quanti abbastanza grandi, magari abbiamo dei figli, e quindi luoghi, ambienti dove poter far giocare a calcio, okay, i nostri figli. Tra le altre cose, parlando sempre di settore giovanile, la nostra aggregazione, il nostro insieme, il nostro progetto prevede che vi siano interessate anche delle altre società, fondamentalmente tutte le società di calcio limitrofe, da Mestre a Pregandolo, e sono tante. Cosa intendo dire? Intendo dire che ci sarà una collaborazione fattiva con tutte queste società di calcio, attingendo, nel vero senso della parola, gli scambi tra virgolette commerciali e di giocatori, i migliori giovani, dove attraverso la società Mestre diventa di fatto un palcoscenico, okay, una finestra per poter crescere, metterli in mostra sia per la nostra squadra ma anche per le squadre di categorie superiori. Accordi che poi chiaramente prevedono determinati parametri, che non è diciamo la sede e il momento per renderli pubblici, anche perché comunque non è questo l'aspetto fondamentale, ma fondamentale è che vi siano coinvolte veramente tutte in un unico progetto, di cercare di realizzare, okay, quel gruppo di ragazzi che possono anche domani ambire a giocare in campionati più importanti. Pertanto, sto pensando se ho dimenticato qualcosa, dopo mi farò supportare chiaramente dai miei compagni di viaggio. Pertanto, ricapitolando, si tratta di partire da una categoria che è la Serie D. Ribadisco, non c'è nessuna fusione, non c'è nessuna acquisizione di categorie, ok? Non è la classica dire, ah, acquisto
anche se è un termine improprio dire acquisto la categoria per ottenere delle scorciatoie. Qui non si tratta di scorciatoie, qui si tratta proprio anche di venire incontro a delle esigenze comuni. Io sono l'ultimo che si è affacciato a questo mondo un anno fa, okay? Ho fatto la mia esperienza con il maestro di prima categoria e devo dire che è stata un'esperienza positiva, ma anche no. Positiva perché comunque ho lavorato con un gruppo di persone che mi hanno permesso anche di capire, di conoscere il bello di questo mondo, ma non sono un appassionato di calcio, ve lo dico. Magari lo diventerò, ma non sono ancora diventato un appassionato di calcio, perché comunque il calcio, nonostante si cerchi di fare del bene, perché io, ecco, una cosa che mi ha dato estremamente piacere quest'anno, che ringrazio di Francesco, è aver portato nelle maglie dei bambini, okay, la scritta UNICEF, cosa che in qualche giornale oggi è stata riportata, che ringrazio, perché il prossimo anno, salvo, ma non ci saranno sicuramente retrofront, tutte le squadre, dai primi calci alla prima squadra, di tutte e due le società avranno come sponsor, avranno sulle magliette il logo UNICEF. E questo ci permette di essere l'unica società, in questo caso saranno due, ma sotto lo stesso cappello, dilettantistiche, ma anche tra i professionisti che si possono vantare di questo. Per cui significa UNICEF, una serie di attività che noi quest'anno abbiamo fatto e che chiaramente ampliando il bacino da Mestre fino a Preganzolo potremo solo che amplificare. Okay? È una cosa che io personalmente ci tengo molto, ma sono convinto che altrettanto ci tengono molto i miei compagni di viaggio. Io direi che se mi viene in mente qualcos'altro poi mi inserisco, ma lascerei la parola a Ignazio e poi a Marco Gaipa, oppure se non sbaglio devi andare via, è un problema, giusto? Sì, devo andare dopo a Porto Gruaro. A che ora è appuntamento? Via, facciamo alle, una cosa 7 molto... alle 7 dove sta Porto Gruaro. Allora, scusate, lasciamo parlare, se non vi dispiace un attimo Raffaele, visto che sì, no, io di venire. Io innanzitutto chiedo un applauso al Presidente.